Ciao ragazzi, oggi progetto semplice, più tendente al fai da te che alla falegnameria vera e propria. Possono farlo tutti quelli che hanno un banco sega, semplicissimo. Vediamo insieme come si fa. Allora, ho questi scarti di mogano molto particolare, come potete vedere, che alterna strisce scure a strisce più chiare. Oggi lo trasformeremo in dei portamatite barra dei vasetti esagonali e vedremo come si fa. Iniziamo! L'operazione da svolgere è quella di andare a ricavare 6 listelli di uguale larghezza e lunghezza per ciascun vaso che vogliamo andare a creare. Ovviamente potete optare per le misure che preferite, solo a titolo indicativo la misura del listello nella parte più larga dei vasetti che ho fatto io è di 6 cm. Per ottenere questa misura del listello finito suggerisco di tenere un listello grezzo di almeno 10-12 cm. Allora, vi spiego velocemente il funzionamento della slitta. Praticamente è divisa in due parti, la parte sopra e la parte sotto. La parte sopra effettua il primo taglio e quello che vogliamo che sia il fondo del nostro vasetto va contro qua, va in appoggio. Ok? E effettuiamo il primo taglio. Queste angolazioni sono puramente a nostro piacimento. Possiamo dare un angolo più o meno acuto, l'importante è che il pezzo di legno sia ben imbattuta contro qua. Come avete visto, siamo riusciti anche a tagliare i più piccoli perché spingendo il pezzo va imbattuta contro questo pezzo qua. Mentre per la seconda parte bisogna replicare più o meno l'angolatura che abbiamo dato qua, anche se non è di fondamentale importanza. È di fondamentale importanza invece che la dima sia fatta su misura, perché se fosse troppo larga spingerebbe il pezzo indietro. Quindi, come avete visto, prima era posizionata qua per i pezzi lunghi, ora l'abbiamo spostata in avanti per i pezzi più corti, perché spingendolo non si muovono ed sia molto più sicuro. Qui ci sarà il pezzo di scarto e con l'angolatura di 30 gradi andremo a creare un esagono con un taper, ovvero con una forma a chiudere verso l'alto. Quindi, per ricapitolare, lama del banco sega inclinata di 30 gradi. Inseriamo il nostro primo listello di legno, avendo cura di incastrarlo bene nella dima, ed eseguiamo il primo taglio. Nel primo taglio che eseguiamo, il fondo del vasetto dovrà essere imbattuta con la parte posteriore della lima. Consiglio di rimuovere lo scarto ogni volta che effettuiamo un taglio. Mi raccomando, non fate come me che, come vedete, sto accumulando gli scarti al lato della lama, che è sempre pericoloso. Per il secondo taglio invece capovolgiamo il nostro pezzo di legno, mandando questa volta imbattuta quella che sarà la parte superiore del nostro vasetto con la parte inferiore della dima. La parte più difficile è terminata, ora non ci resta che prefinire l'interno. Io utilizzo una semplicissima gomma lacca per evitare che la colla attacchi poi nelle parti interne del nostro manufatto. E una volta che la finitura è asciugata, andiamo a incollare il tutto, avendo premura di tenere insieme il vasetto con del nastro trasparente, nastro adesivo trasparente, per poter vedere se gli angoli
hanno la corretta configurazione. Un nastro carta, ad esempio, non ci consentirebbe di vedere come si è formato l'angolo ed eventualmente di procedere a piccoli aggiustamenti. Per il fondo ho optato per la soluzione più semplice, ovvero quella di incollare un pezzo di compensato da 6 mm alla struttura del vasetto. Per andare poi a rifinire il tutto ho utilizzato la sega a nastro per sgrossare i pezzi di scarto e poi sono andato al banco fresa. La prima fresa che utilizzo è una fresa a rifilare che pulirà ulteriormente il pezzo di compensato. E per ultimo andiamo a utilizzare una fresa a 45 gradi per creare uno smusso, a dire il vero, abbastanza aggressivo sul fondo, in maniera tale da nasconderlo alla vista e creare un effetto, a mio parere, molto gradevole dal punto di vista estetico. Ora non ci restano che tre semplici operazioni. La prima è una levigatura dei pezzi di mogano fino alla grana 180. Dopo la levigatura vado a dare un tocco di colore al top e al fondo del nostro vasetto, in maniera tale poi da nascondere anche quello che è il fondo di compensato. E nel contempo vado a dare un accento di colore e un contrasto di colore, a mio parere, molto interessante ed elegante al tutto. Il colore che ho utilizzato è il blu di Prussia e sono convinto che esistano pennelli migliori per svolgere questo lavoro rispetto a quelli che ho utilizzato io. Anche in questo caso veloce finitura alla gomma lacca e il progetto è terminato. Io mi auguro che il video vi sia piaciuto. È un progetto semplice, ma vi posso assicurare che è fortemente d'impatto ed è uno dei pezzi che mi viene commissionato di più, essendo anche molto economico da realizzare. Come al solito lasciate un like, un commento, iscrivetevi mi raccomando. E ci vediamo a breve con progetti magari un pochettino più complessi. Ciao a tutti!